Mattia Galli è il nuovo sindaco di Bagnara di Romagna. Con il 58% dei voti circa, la lista Vivi Bagnara si conferma quindi alla guida del comune della Bassa Romagna. A congratularsi con il nuovo primo cittadino, il sindaco uscente Riccardo Francone, ma anche l'avversaria politica di questa tornata elettorale, Magda Tampieri, candidata per Uniamo Bagnara. Già scelti i nomi che comporranno la nuova giunta. Il valore di questa vittoria, secondo me, ha un duplice effetto, ha un duplice valore. Perché il primo valore è per riconoscimento a quello che è stato dato da questa maggioranza in questi ultimi 14 anni e di valore di quello che è stato creato. E la seconda vittoria è fondamentalmente di questo nuovo gruppo. Ci sono ben 9 candidati, tra cui io, che non erano mai stati candidati precedentemente o comunque non erano mai stati in consiglio comunale. Quindi è un gruppo che si è comunque rinnovato, ma che pone al suo interno delle persone importanti, quali ad esempio Cristiano Ercolani, che molto probabilmente sarà nominato vice sindaco, mentre l'altro assessore sarà evidentemente Daniela Pini, con un assessore alla cultura che per 14 anni è stato Riccardo Francone, che ha tenuto la cultura prima da vice sindaco. Per la prima volta lo dico con mio padre, in tutta la campagna elettorale non ho mai citato mio padre perché non mi andava, non volevo essere candidato figlio di, volevo essere candidato di Vivi Bagnara. Quindi Riccardo ha fatto il vice sindaco e l'assessore alla cultura per 4 anni, poi ha fatto per 10 anni il sindaco e l'assessore alla cultura. Avevamo bisogno comunque di una persona di spessore che fosse in grado di prendere il suo posto, e credo che Daniela sia assolutamente la persona giusta e in grado di supplire a questo vuoto importante, perché comunque non dimentichiamoci che Riccardo ha la delega alla cultura anche in Unione e ha comunque un ruolo anche in provincia, essendosi già candidato 2 volte in provincia. Quindi è evidente che avevamo bisogno di persone importanti e capaci. Generalmente si fa la festa della vittoria qualche sera dopo, ma assolutamente aspetteremo prima che l'emergenza maltempo passi, poi ringrazieremo tutta la cittadinanza, e ringrazieremo la cittadinanza non solo quella che ci ha votato, ma ringrazieremo anche quella che non ci ha votato, anche perché noi dovremo governare Bagnara, si spera, per i prossimi 5 anni, e lo faremo sia per chi ci ha dato la sua preferenza e la sua fiducia, e anche non per convincere gli altri, per carità di Dio, ma per fare capire che siamo in grado di portare avanti il nostro progetto, e raccogliendo soprattutto anche i suggerimenti che ci vendono da tutte le parti. Poi è evidente che saremo noi a decidere il Consiglio Comunale quello che dovremmo fare, questo è fuori discussione. Però siamo sempre stati per l'apertura nei confronti degli altri. Il fatto che noi non siamo una lista di parte o di partito, ma siamo una lista civica trasversale, lo dimostra. Quindi è evidente che cercheremo di fare del nostro meglio. Poi, priorità? Le priorità sono sicuramente, al netto dell'emergenza meteo, la priorità è quella di istituire subito lo sportello per il turismo, che è fondamentale per noi, il luogo dove noi lo andremo a creare, al netto del bando del PNRR a cui abbiamo avuto accesso ma che non ci è stato riconosciuto, ma siamo i primi da ripescare nel momento in cui verranno riaperti, diciamo così, i rubinetti. Lo apriremo al piano terra dell'ufficio comunale e poi faremo anche una piccola ridistribuzione. È evidente che la precedente amministrazione aveva ottenuto degli stanziamenti per il miglioramento sismico dell'edificio comunale, però crediamo che il piano terra si potrà comunque mantenere attivo anche proprio per l'apertura di questo sportello delle attività turistiche. Era il 2009 quando Angelo Galli, padre di Mattia Galli, fu eletto sindaco sempre alla guida della lista civica Vivi Bagnara. È evidente che la politica nella mia famiglia l'ho sempre respirata. Mia madre ha fatto 2 mandati all'opposizione, mia mamma si è candidata nel 99 e nel 2004, ed è dall'opposizione che è partito il nostro gruppo. È partito lavorando sodo, partendo da una percentuale del 23%, arrivando al 51% di mio padre 10 anni dopo. Questo significa che i bagnaresi hanno cominciato a guardare alle persone e non a, diciamo così,
le idee di partito, perché il termine ideologia fa parte di quegli ismi del Novecento che secondo me non hanno più ragione di esistere. E quindi poi mio padre, e poi ho sempre collaborato all'interno della lista civica Vivi Bagnara fin da quando è nata. Abbiamo creato un gruppo nuovo, un gruppo di persone motivate, un gruppo giovane, e questo ci darà la forza di continuare ancora più combattenti, perché tante cose secondo noi si devono cambiare e si possono cambiare, e quindi non molliamo. E tra l'altro in questo periodo è stato per me, ma per tutti quanti, un periodo molto bello, ci ha arricchito molto, nel senso che sia a livello emotivo abbiamo riscoperto proprio la voglia di andare nelle case della gente, abbiamo riscoperto l'entusiasmo che queste persone vengono a noi, e quindi questo ci ha dato tanta forza. Era una cosa anche impegnativa vincere, perché quando, insomma, dopo 14 anni che effettivamente il governo è gestito da una fascia opposta, diventa più difficile, insomma, cercare di arrivare primi. Però noi ce l'abbiamo messa tutta e, insomma, siamo soddisfatti, nel senso che era un po' nelle cose, ecco, nel senso che... Solo una domanda, che tipo di opposizione farete? Ma un'opposizione come è stata la nostra campagna elettorale, anche se tutti erano molto terrorizzati dai nostri toni alti, che pensavano che avessimo dei toni alti, noi non li abbiamo mai usati, e quindi sicuramente un'opposizione leale, un'opposizione che anche un po' dura, nel senso, insomma, andremo sicuramente nel sodo delle questioni e cercheremo di coinvolgere un po' anche i nostri cittadini, chi ci ha votato nella scelta nella ricerca del perché di fare opposizione su un aspetto rispetto a un altro, e manterremo così un po' il nostro spirito, ecco, quello che abbiamo mantenuto nella campagna elettorale.